Anticipazioni il segreto. Giovedì 11 giugno 2020. La Marchesa ingoia il rospo, ringrazia Don Ignazio per il suo coraggio e approfitta della situazione per parlare di Rosa e Adolfo. Quando rincasa poi Isabel, comunica ai suoi figli e a Macheda che provvederà quanto prima a rafforzare la sicurezza in miniera. Franziska migliora senza le pillole e Antonita applica una nuova strategia. Per non farla uscire, le racconta dai pericoli che si nascondono a Puente Viejo. Thomas riceve Mattias, che lo vuole come rappresentante di minatori. Aggiunge che le persone danneggiate dall'incidente in cui ha perso la vita Cosme saranno risarcite. Il Castagneda si accorge che il De Los Visos è pronto ad accettare le sue richieste. Adolfo visita Rosa, che vuole baciarlo, ma lui si mostra molto freddo. Dice che ha promesso ad Ignazio che si sarebbe preso cura di lei e che l'avrebbe rispettata. Poi aggiunge di essere molto contento e che sua madre è pronta a ufficializzare l'unione. Encarnación riferisce a sua figlia che Ignazio ha difeso la Marchesa durante i funerali di Cosme. Alicia ammette di non essere affatto stupita, i potenti si coprono l'un l'altro. La giovane poi incontra a sorpresa Mattias, che le dice che l'incontro con Thomas è stato molto interessante. Marcela intanto non riesce a togliersi dalla testa il suo amante, mentre Carolina si accorge che Pablo sta peggiorando e lo esorta a fuggire insieme a lei il prima possibile. Alla casona si tiene una cena per onorare il coraggio di Ignazio. Ad essa prendono parte Urrutia, Encarnación e Adolfo. Marta fa fatica a nascondere la sua angoscia e appena può va in cucina. Il De Los Visos si avvicina a lei mostrandole una piccola ferita.